Ciao a tutti, io sono Demi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, Holly mi ha abbandonata perché è andata in piscina con le sue amichette. Perché non sai che Holly fate un giro sul nostro canale? Quindi ho approfittato di fare un video tutto mio su Toca World Life. Non vedevo l'ora di acquistare la casa romantica sulla spiaggia e oggi la acquisteremo insieme. Prima di iniziare il video iscrivetevi al canale cliccando qua sotto la campanellina per attivare le notifiche e alla fine, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like ed ora acquistiamo. Ok ragazzi, eccoci qua pronti su Toca World Life e ora acquistiamo il pacchetto. Ok, sono super eccitata. Adesso andiamo sul negozio. Ok ragazzi, siamo entrati sul negozio. Ecco qua, già il primo. Casa romantica sulla spiaggia. Come vedete il video. Allora, casa romantica sulla spiaggia. Ecco cosa ricevi. La fuga segreta che stavi aspettando. 55 elementi di arredo, 47 decorazioni, 5 stili di arredo per le pareti, 4 tipi di pavimenti. Sono super eccitata. Adesso acquista. Ok. Ok ragazzi, ci siamo. Acquista. Ok, se ne compri. Ok. Caricamento. Ok ragazzi, adesso è l'ora di costruire la casetta. Di questo video qui. Ok, dov'è? Eccolo qua, costruisci. Voglio subito guardare come dentro. Ok, apriamo. Di sicuro ci sarà la spiaggia. Spero. Ok, difatti si vede, c'è la spiaggia, c'è la spiaggia. Oddio, ci sono anche le conchiglie. Ok, vabbè. Qui c'è pure un bel terrazzo. Anche qua c'è il terrazzo. Piccolo però. Ok, ci sono solo quattro stanze. E, però sono belle grandi, no, queste. Adesso voglio subito vedere gli arredi. Ok, iniziamo dalla camera da letto. Vedo già due letti strabelli. Che bello! Andiamo nei quadri anche, no? Madonna, nei quadri ce ne sono un sacco di cose. Le tende sono strabelle. Poi c'è anche questo... Oddio, come dire, una specie di calendario, io la chiamo, con tutte le decorazioni delle conchiglie. Vabbè, un disegno, quindi significa che è stato disegnato perché c'è anche lo scotch. E un quadro sulla spiaggia, vabbè, tutto sulla spiaggia. Poi, adesso, vabbè, ah, qua sono sempre cose classiche, come si dice, delle mensole. Vediamo l'armadio. Ecco, ce ne sono già tantissimi, vedo già questo. L'armadio, quello bello grande con i cassetti. Quello, come dire, un po' senza senza le aperture. E poi c'è anche, cioè secondo me non è neanche un armadio, perché allo specchio potrebbero metterlo in bagno, già che ci siamo. Ma perché magari è anche per il trucco. Vuoi vedere, vuoi fare una prova per esempio? Andiamo in bagno. La vasca è strabella, piccola ma bella. Cioè è praticamente una conchiglia. Poi vabbè, guarda, sarà di sicuro abbinata. Ecco, è anche quello lì a forma di conchiglia. Anche la lavandina a forma di conchiglia. Lo specchio è molto diverso. Se notate, l'ultimo specchio che abbiamo acquistato era questo, tutto dritto. E questo qua è tutto ondato. Poi andiamo agli arredamenti. Ecco. Solo uno! Un mini sdraio. Vuoi vedere se magari si può mettere dentro qualcosa? Ok, si può mettere dentro qualcosa. Questo... è molto bello. Poi noi vedremo magari qua. Ah no, qua non ho aggiunto niente. Ah, comunque mi sono dimenticata i tappeti, veramente molto colorati, strabelli, coralli e conchiglie. Poi, oddio, ne ho preso un altro tappeto. Quindi i mobiletti, questi che ce ne sono molti. Questo è strabello, molto utile. Oddio, questo qua è... a cosa serve? Poi vabbè, qui c'è un mini tavolino in vetro e un altro tavolino in vetro con sotto il pesce, posso delle gambe. Poi ah no, il bagno l'abbiamo già fatto. La cucina, no, io non ci posso credere. Al posto di un frigo c'è una conchiglia, al posto del frigo.
Poi vabbè, ah qua ok, qui è per fare sulla carne, per fare l'arrosto. Ok, qui invece abbiamo tutti gli arredi per il matrimonio, guardate quanto sono belli. Strabello. Ok, guardiamo un po' le sedie. Ah, delle sedie. No, cioè, uno mi assomiglia tanto a già un arredo, ma sono veramente tutte belle, tutto bello. Oddio, che bella torta! Cioè, magari non è che serviva, magari da appoggiare qua. Ok, no. No. Ma comunque ci sono tutti i cotter con il gelato, quelle cose lì. E poi una conchiglia qua dentro cosa? Non lo so, non lo so. Ah, c'è anche l'anguria. Hanno aggiunto anche la frutta. Questo è lime, fragola e l'anguria. Poi andiamo su sulla sala. Allora, dalla sala c'è questa conchiglia che è una sedia. Come rappresentarla? È volante. E poi vabbè c'è un divano classico. Cioè, classico. Poi vedere di queste arredi. Ecco. Qui si rappresenta tutto. Anche qua ci sono gli arredi per il matrimonio. Oddio. Per l'entrata del matrimonio. Quando si fa magari fare tutta la cerimonia. Quelle cose lì. Poi hanno senz'altro. Poi negli arredi. Ecco. C'è di sicuro qualcosa. C'è il legno. Un tavolino qualcosa. Sarà di sicuro da mettere qui sulla spiaggia magari. Ah, qui. Quando magari ti tuffi, metti qua e tuffi. Poi vabbè, tavola da surf. Una lettera con scritto. Non si può capire. Magari questo qua è anche per i posti con il tavolino con il numero. Vabbè, queste sfere. Voglio vedere un attimo una cosa. Se qui dentro. Ecco, sapevo, c'erano per forza gli anelli. Poi, cos'è questa conchiglia? Cioè. Aspetta, magari si apre. No, non si apre. Non so cosa serve. Magari per abbellire. Poi c'è anche questo. È veramente molto bello magari per fare karaoke. Adesso vediamo bene. Qui magari c'è. Ecco, c'è anche la chitarra. Ecco, c'è un diario. No, è un diario con i ricordi. Poi, ecco. Non fa niente. Sarà per abbellire quelle con chi è così traperla. Poi vabbè, il tappetino. Questo con chi è con dei fiori per abbellire quelle cose lì. Poi nelle scatole, vabbè. Ah, ok, c'è una valigia. Questa sì che è bella. Sarà bella. Sì, ma con te. Ma si possono mettere dentro veramente tante cose. Poi nella TV. Ecco perché, ve l'ho detto. Per il karaoke, quando qualcuno canta, magari c'è anche qui la radio. Ah, questo qua, so già cosa serve. Per le bolle. Magari per il matrimonio, quando per abbellire, mettete questa macchinetta con le bolle. Poi vabbè, una macchinetta fotografica che c'è anche tutto in fondo. Cioè, è un po' uguale. Cioè, dello stesso colore uguale, ma in un altro modo. Le piante, ecco, c'è la palma, che c'è già qua. Questo non so se è una palma, è una pianta qualsiasi però. Ok, poi questo lo devi appendere? Cosa lo devi appendere? Perché no? Cosa è successo? Cosa succede? Perché non si appende? Ah, ok. Sì, esatto, devi appendere sul muro però. Ok, molto bello per abbellire. Poi, ok, i mazzi di fiori per il matrimonio. Con chi io con dentro le piantine. Questi piantini sono strabelle. Veramente molto belle, vabbè, prima. E poi, vabbè, non c'è nient'altro. Ah, le pareti e i pavimenti. I pavimenti c'è questo. Oddio. Poi vabbè, c'è questo uguale ma di colore diverso. Tutto colorato. E questo con i sassi. Una specie cosa così. Uguale a questo. E di muri invece c'è questo con tutti i coralli. Forma di per conchiglia. Vabbè, un muro viola a righe. E poi questo qua che sarebbe il classico già da trovare. Poi c'è. Ah, c'è anche questo. No, non so se. Forse è questo l'ultimo, questo no, di un altro arredo, credo. Questi ragazzi sono tutti gli arredamenti che si possono trovare, veramente tutti splendidi, fantastici. E ora ci vediamo fra poco perché devo ridare la casa.
Eccoci qua ragazzi, con la mia nuova casetta arredata. Qui iniziamo, c'è la mia stanza da letto con pure due poltroni in aria, un divanetto. Qui ragazzi ho messo un sacco di vestiti. Poi passiamo al bagno. Qui ragazzi ho deciso di mettere vicino alla vasca una lampada con l'acqua e piena di bolle. Poi qui c'è il mio tavolino con lo specchietto, le mie cose per truccarmi. Poi ragazzi passiamo alla cucina, la mia parte preferita, piena di cibo. Seguiamo una ricetta. Partiamo subito da questa, anguria più fragola. Oddio, vediamo. Prendiamo l'anguria e la fragola. Eccoci qua. Proviamo. Che bello! Adesso voglio subito provarlo. Che buono. Dai, ho un po' sete. Prendiamoci un bel brindisi. Vorrei tanto sapere se sia buono. Scioccante. Vabbè, adesso mettiamo tutto a lavare, sappiamo, e mettiamo. Poi vediamo un po'. Che bello i tavoli! Sono veramente molto belli quando vengono i suoi amici per la cerimonia o anche per il compleanno. Ok ragazzi, questa è la mia parte preferita perché c'è la spiaggia e qui si può fare anche uno spettacolo di musica. Poi ragazzi, qui c'è un angolino della spiaggia in cui quando viene sera passi del tempo con i tuoi amici. Qui ho messo una zattera in cui no ragazzi, sono caduti in acqua! Poi ragazzi, di giorno potete abbronzarvi e di sera guardare le stelle con il vostro amico. Dai, vieni! Eccomi! Adesso guardiamo le stelle insieme. Ok ragazzi, spero tanto che la mia casetta sulla spiaggia vi sia piaciuta. Mettete un bel like e vi ricordo ragazzi di iscrivervi al nostro canale Instagram. Ciao ragazzi!